Carissimi amici, buongiorno. Mi vedete solo? Sì, è vero. Stavamo per saltare questa settimana il nostro appuntamento ormai abitudinario, settimanale, perché gli amici, il nostro Mauro Pantani si trova nella sua Toscana e quindi non è potuto rientrare in tempo per la trasmissione. Il nostro caro Mario è pure assente per motivi personali, motivi così di famiglia, e quindi non è potuto venire in tempo per questo appuntamento. E niente, resto da solo per commentare un po', due parole soltanto sulla partita di domenica scorsa e sulle prospettive che si aprono per questi playoff che ormai sono alle porte. Tutti quanti i tifosi del Lecce ormai pensano soltanto a questi benedetti o maledetti playoff. Vedremo un po' come andrà a finire. Quindi la partita di domenica scorsa io l'ho vista, non mi è piaciuta, non è stato un bel Lecce, è stato il Lecce solito, quello delle precedenti 34 partite, più o meno, ma forse anche qualcosa in meno, perché abbiamo notato, ho notato io, e forse poi vi dirò, mi sono sbagliato, ho notato che il Lecce ha fatto pochissime conclusioni verso la porta avversaria, mentre il Matera ha tenuto il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, ha creato 8-9 occasioni buone sulle quali però il nostro Perucchini si è opposto alla grande, tanto che tutti i giornali, tutta la stampa lo hanno considerato, lo hanno definito il migliore in campo, dandogli un voto molto alto nelle pagelle. Quindi Perucchini, dobbiamo dire, ha salvato il risultato della partita di Matera. Su questo non ci sono dubbi. La prestazione, ripeto, non è stata delle migliori e poi senza dilungarmi su cosa è andato e cosa non è andato, ma soprattutto su cosa non è andato, perché sono molte le cose che non sono andate bene questa partita, basta un numero, due numeri basta dare. La partita si è conclusa con il calci d'angolo 16-0 per il Matera, non è da commentare più. Con questo numero io mi fermo, perché credo che sia un record mondiale che una squadra non riesce a creare un calcio d'angolo, uno solo, 0, 16-0. La dice lunga questo sulla partita del Lecce, quindi è inutile commentare più. Però a fine partita, in sala stampa, i nostri dirigenti si sono espressi in un certo modo, tanto che mi hanno creato il dubbio, forse io avrò visto la partita di Cosenza, quella di Catania, quella di Catanzaro, avrò visto un'altra partita, non ho visto forse la partita di Matera. Perché ho sentito dire, il nostro direttore sportivo ha detto testualmente, la partita è stata bella, ma non solo è stata bella, è stato uno spot per il campionato di Lega Pro. Boh, allora io mi sono un po' tranquillizzato, perché non ho capito niente io della partita, ho visto un'altra partita, non me ne intendo di calcio, non capisco niente, perché se il direttore sportivo dice che è stato uno spot quella partita della Lega Pro, del campionato, del calcio, e allora io devo ritenere che è stata veramente una bella partita. Vabbè, poi un altro dirigente ha aggiunto che la squadra è pronta, ha dimostrato che è pronta per i playoff, che il nostro allenatore è l'unica persona adatta che sa motivare la squadra e che sa come vincere i playoff, quindi mi sono tranquillizzato, io sto tranquillo adesso, so che i tre playoff li possiamo vincere, li dobbiamo vincere a tutti i costi, vedremo un po' quello che succederà. Dentro di me so invece che, ve lo dico, che se l'allenatore non dovesse apportare alcune modifiche in queste ultime tre partite che restano di campionato e portare la squadra ai playoff con un modulo tattico leggermente diverso, non deve fare rivoluzione, no? Noi tifosi non vogliamo rivoluzione nella squadra, la squadra è quella, la conosciamo benissimo, adesso avremo qualche problema per domenica prossima, speriamo di recuperare qualche giocatore, altrimenti forse dovrà giocare qualcuno della Beretti. Dunque dovrebbe preparare questa squadra con due aggiustamenti, ecco, soltanto due aggiustamenti. Creare una bella barriera a centrocampo, in modo che questa barriera di centrocampo a 4 o meglio ancora a 5, per esempio per me il modulo ideale sarebbe un 3-5-2, cioè con 5 giocatori al centro, in linea quasi, con piccoli spostamenti in avanti o indietro, sulle fasce laterali Lepore a destra e Dumbia a sinistra e al centro, vabbè, non voglio fare nomi dei giocatori perché poi questo aspetta al nostro allenatore scegliere gli uomini più adatti, però
questa barriera di 5 uomini sarebbe l'ideale per affrontare questi playoff. E poi le due punte. Le due punte con le quali noi non abbiamo giocato mai in questo campionato. Purtroppo il povero Caturano, al quale viene dato dai giornali 4, nelle pagelle 4 e mezzo, 5, si legge che bisogna recuperarlo. Non bisogna recuperare proprio niente. Caturano è in ottime condizioni, ha 26 anni, ha un fisico eccezionale, è un giocatore che avrebbe dovuto vincere la classifica dei cannonieri, perché è stato sempre in testa dalla prima giornata fino alla settimana scorsa, due settimane fa, e invece purtroppo la squadra non lo aiuta, la panchina non lo aiuta, e questo lo dico perché nella partita col Taranto l'arbitro ha concesso un rigore a Lecce, sul dischetto non si è presentato Caturano e si è presentato Lepore. Non lo so se tra i giocatori c'è feeling o non c'è, perché Lepore avrebbe dovuto dire: Sasà, questo è il pallone, calcia il rigore, perché Caturano è in lotta con Mazzeo del Foggia per vincere la classifica dei cannonieri. E a questo punto credo che ormai sarà il rosso nero a vincere la classifica dei capocannonieri. Mi dispiace, perché da 40 anni il Lecce non aveva un capocannoniere del campionato, e quest'anno era l'occasione buona. Soltanto 5 giocatori nella storia del Lecce sono diventati capocannonieri in un campionato, e questo doveva essere il sesto. Caturano doveva essere il sesto. Io ero convinto che sarebbe stato il sesto. Invece, grazie ai compagni, grazie alla panchina, Caturano non sarà il capocannoniere del Lecce, molto probabilmente, anzi quasi certamente. E altro cosa dire, attendiamo con molta fiducia questi playoff, sperando in un miracolo, perché se la squadra dovesse giocare come ha giocato queste 35 partite, io credo che incontrerebbe grossissime difficoltà, perché abbiamo trovato grosse difficoltà quando abbiamo giocato con la Vibonese, abbiamo trovato difficoltà quando abbiamo giocato con il Melfi, quando abbiamo giocato con quasi tutte le squadre abbiamo trovato delle grosse difficoltà. Poi abbiamo avuto, qualcuno mi dirà, ma abbiamo fatto 72 punti. Sì, d'accordo, i 72 punti sono grazie a 7 rigori, grazie alla autoreti, e grazie ai tiri da fuori area che sono stati i gol della domenica, eccetera, eccetera, i 2 di Costa Ferreira da fuori area, i 4 di Soneve da fuori area. Quindi sono stati tiri che potevano entrare, potevano non entrare, potevano essere parati, potevano andare in curva, eccetera, eccetera. Vabbè, lasciamo stare queste considerazioni che esulano da quello che ormai è alle porte, in questi benedetti playoff, affrontarli nel migliore dei modi, sia fisicamente e soprattutto mentalmente, perché ecco, dovrebbe arrivare una squadra mentalmente vincente, cioè convincersi che per loro è l'occasione della vita, per i giocatori più anziani, più avanti nell'età, sarebbe il modo migliore per concludere la loro carriera, per i giovani sarebbe ecco, l'inizio di una bella carriera con una bella promozione in Serie B. Quindi loro devono capire questo, i giocatori, io mi auguro che lo capiscano, che qualcun altro della società glielo faccia capire, se non loro non lo capiscono, e quindi affrontino questi playoff alla morte, decisi a vincere a tutti i costi. Comunque ne riparleremo su questi benedetti playoff, perché ci sono queste 3 partite, quindi avremo 3 altri appuntamenti sicuri, e poi ci sentiremo senz'altro la settimana prima dei playoff, forse salteremo una settimana, vedremo un po'. E se ci saranno motivi per farla, la faremo anche nelle settimane che mancano, perché noi il primo turno, essendoci classificati secondi, noi salteremo il primo turno, quindi ai playoff vanno 27 squadre più la vincente della Coppa Italia, quindi vanno 28 squadre, però le seconde, le 3 seconde e la vincente della Coppa Italia non partecipano al primo turno, quindi parteciperanno al secondo turno, cioè dagli ottavi di finale. Quindi noi quando cominceremo a giocare la domenica successiva, che giocheremo fuori casa la prima partita, perché abbiamo questo piccolo vantaggio di giocare la prima partita fuori casa e la seconda in casa dopo 3 giorni. E vedremo un po', in quel momento noi avremo le 12 squadre che usciranno dal primo turno, più le 4 che sono le 3 seconde più quella vincente della Coppa Italia. Quindi saranno 16 squadre e si giocheranno gli ottavi, dalle quali partite, dagli ottavi, dovranno uscire le 8 squadre che poi faranno i quarti e le semifinali, semifinali e finali, che si giocheranno in partita unica a Firenze. Mentre gli ottavi e i quarti si giocheranno partite di andata e ritorno, con gli ottavi, soltanto gli ottavi, con il vantaggio che la squadra meglio classificata, quindi il Lecce, giocherà la prima partita fuori casa e la seconda in casa.
E quindi questi sono i playoff, ma dei quali ne parleremo nelle prossime settimane insieme agli amici, quindi sentiremo il parere di Mauro, sentiremo il parere di Mario, che sempre sono acuti osservatori di queste cose, intenditori molto, e che seguono il Lecce con tantissimo amore, con tantissimo interesse. Potremmo concludere così, però come sempre alla fine di ogni appuntamento che abbiamo ogni settimana noi parliamo dell'avversario prossimo, sarà il Messina che ritorna a Lecce per la 20ª volta in campionato. C'è stata un'altra partita in Coppa Italia, ma la mettiamo da parte perché è una partita negativa, giocavamo nel 2001 e perdemmo 3-1 qui a Lecce, quindi lasciamola stare la partita di Coppa Italia, ritorniamo alle 19 partite di campionato. Queste 19 partite sono giocate 2 in Serie A, 5 in Serie B e 12 in Serie C. Dico 12 in Serie C perché sono 10 in Serie C proprio e 2 nella Lega Pro. Comunque, sempre terza categoria. Quindi 2 A, 5 B, 12 terza categoria. In queste 19 partite il Lecce ne ha vinte 13, quindi un buon bilancio, 13 vittorie. 4 per 1-0, 4 per 2-0, 3 per 2-1, 1 per 3-1, 1 per 4-1, della quale ne parlerò due parole soltanto. E quindi queste sono le 13 vittorie. Poi ci sono i 4 pareggi, 2 per 0-0 e 2 per 1-1. E poi ci sono due sconfitte. Due sconfitte entrambe per 2-0. Nel 92 in Serie B perdemmo 2-0, nel 2005 in Serie A, nella prima partita di Serie A perdemmo nuovamente 2-0, quindi due sconfitte secche per 2-0. Il Lecce in queste 19 partite ha segnato 27 gol, ne ha subiti 11, quindi non ne ha subiti molti, 11 gol. Quella partita delle 13 vittorie ne spicca una, quella del 4-1. Si giocò nel maggio, mi sembra il 23 maggio del 1971. Campionato 70-71 di Serie C a Via del Mare. La ricordo come se fosse ieri per un semplice mio particolare familiare, perché io andai allo stadio quel giorno e dopo mezz'ora, io ignaro perché stavo allo stadio, mia sorella ebbe fortissimi dolori, mia madre dovette chiamare la Croce Rossa, fu ricoverata in ospedale, quando io ritornai a casa era stata già operata di appendicite. E quindi ecco, e io non ne sapevo niente perché stavo allo stadio. Quel giorno cosa successe? Il Lecce vinse 4-1. I 4 gol furono segnati dall'ala sinistra Tiziano Frieri, una bella ala sinistra, veloce, scattante, dal tiro forte e potente, segnò tutti e 4 gol. Da quel 23 maggio del 1971 fino ad oggi nessun giocatore del Lecce in campionato ha segnato 4 gol in una partita. Quindi vedete un po'. Questo record di questo Tiziano Frieri, di questo nostro giocatore giallorosso che giocò per 2 anni nel Lecce, giocò 32 partite e segnò 18 gol da allora nessun giocatore del Lecce in campionato ha segnato, insisto a dire in campionato, perché in Coppa Italia nel 2009 il nostro centravanti Baclé segnò 4 gol al Vigo Equense. Quindi questo è quasi tutto, io non mi dilungo, mi dispiace che oggi non ci siano i pareri sempre acuti, sempre arguti dei nostri amici, degli amici Mauro e Mario, quindi chiudiamo così e ci sentiremo la settimana entrante, giovedì, con la squadra sarà al completo certamente, perché Mauro mi ha promesso che poteva anche rientrare stamattina, ma non ce l'ha fatta. Mario non ha potuto rinviare i suoi impegni che aveva, impegni di famiglia, ma impegni così normali di famiglia, non li ha potuti rinviare e quindi sono stati assenti per questo motivo. Ma giovedì prossimo ci saranno, senz'altro. Quindi io vi saluto come sempre e come sempre chiudo dicendo Forza Lecce!